Bentornati ragazzi in questo nuovissimo video, sono sempre io Felix, oggi parliamo un po' del mio canale di YouTube, un po' dei miei guadagni, ma lo voglio fare in modo diverso, vi voglio fare capire come mai ragazzi con un video da 200.000 visualizzazioni ho guadagnato 431 euro, che non è male, ok, è proprio il giusto per questo tipo di video qui, ma come mai ragazzi, questo è il punto di domanda, ho guadagnato 337 euro con un video da 19.000 visualizzazioni. È tutto vero ragazzi? Lo andiamo a vedere dopo nel YouTube Studio, ma prima di tutto vi voglio fare capire il perché di questi guadagni così diversi con delle visualizzazioni così piccole, come un video da 19.000 visualizzazioni ha fatto guadagnare 337 euro. Incredibile. Va tutto come sempre in base al CPM, basato sulle riproduzioni. Il CPM ragazzi è costo per 1000 visualizzazioni. Praticamente il CPM è il prezzo che l'inserzionista va a pagare per mettersi all'interno dei nostri video come pubblicità. Quindi come mai io ho guadagnato così tanto con un video da 19.000 visualizzazioni? Perché ho un CPM veramente, ma veramente alto. Un CPM così alto io nel mio canale di YouTube non l'avevo mai visto. Il CPM su questo tipo di video qua, dove ho guadagnato 337 euro, va in base poi alla categoria di video che vai a presentare nel canale di YouTube. Come vedete io ho fatto un video su come guadagnare dei soldi e il CPM è veramente altissimo, e con 19.000 visualizzazioni ho guadagnato 337 euro, che è tantissimo ragazzi. Invece il CPM basato sulle riproduzioni dal video di 200.000 visualizzazioni è un CPM veramente basso e non raggiunge neanche la metà del CPM del video su come fare soldi ragazzi. Quindi le differenze sono proprio queste. Questo è l'argomento praticamente del video. Se il tuo video parla di come guadagnare soldi, come investire, finanza personale, praticamente se il tuo video parla di soldi, ok, avrai un CPM veramente, ma veramente alto. Se il tuo video invece è un video di intrattenimento, come può essere un video da gaming, un video sugli scherzi, un video praticamente di intrattenimento, ok, dove ovviamente quel video lì andrà a raggiungere più visualizzazioni, il CPM sarà sempre più basso, perché le pubblicità che ci sono nei video di intrattenimento sono delle pubblicità dove gli inserzionisti vanno a pagare poco, perché tanto ci sono veramente un sacco di visualizzazioni. Ebbene ragazzi, qua come vedete sono all'interno del mio canale di YouTube, mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanellina se volete poi rimanere aggiornati sul mondo del guadagno online, e se volete rimanere aggiornati anche sulle mie statistiche personali dei guadagni su YouTube. Quindi andiamo adesso a vedere, per farvi vedere poi che non sto mentendo, quanti soldi sto guadagnando grazie a questi due video qua, uno da 200.000 visualizzazioni e quell'altro da 19.000 visualizzazioni. Come mai questa differenza qua di guadagno? Basterà andare nello YouTube Studio, andiamo nella sezione video e andiamo a vedere le analisi di questo video qui. Qua ragazzi, come potete vedere, ho ottenuto 19.459 visualizzazioni, ho ottenuto anche degli iscritti grazie a questo video qua, ok, qua vedete il tempo di visualizzazione in ore, e qua come potete vedere sono le mie entrate stimate dall'inizio del caricamento del video, dalla pubblicazione del video. Queste qua sono le entrate che ho guadagnato con 19.459 visualizzazioni da questo video qua. Andando in entrate, adesso io non ve lo posso fare vedere, ok, ma è un CPM veramente veramente alto. Adesso non ve lo posso fare vedere, se no becco uno strike da YouTube. Qua vediamo anche RPM e qui come vedete è sempre un crescendo. Ogni giorno andavo a guadagnare, come vedete, veramente veramente tanto con un solo video ragazzi da 19.000 visualizzazioni. Quindi come vi ho detto, il guadagno di questo video di YouTube che ha 19.000 visualizzazioni è basato tutto sul CPM, ed è basato ovviamente sulla categoria di video che ho portato nel mio canale. Se il mio video parla di come guadagnare soldi, avrò un CPM veramente veramente alto. Di solito il CPM su questi tipo di video qui partono da 10, ok, fino ad arrivare a 30 a 40 euro CPM, costo per 1000 visualizzazioni. Andiamo a vedere adesso analisi
del video da 200.000 visualizzazioni, quasi 200.000 visualizzazioni, guardate qua, ok? Non avrei mai pensato che questo video qua raggiungesse così tante visualizzazioni, è stato veramente un caso, ragazzi, perché non è neanche la mia categoria di video. Io non parlo di come aumentare follower, ogni tanto lo faccio giusto perché un sacco di persone me lo richiedono, un sacco di ragazzi, ok? Quindi faccio video anche di questo tipo qui. E qua, come vedete, ci sono le visualizzazioni che hanno preso un bel boom, sono salite ogni giorno fino ad arrivare a 193.000 visualizzazioni e sta salendo ancora, ragazzi. Come vedete, l'attività in tempo reale ho ottenuto in 48 ore altre 1.000 visualizzazioni e ho guadagnato, come vedete, fino adesso 431 euro nelle entrate stimate. Andiamo a vedere anche qua il guadagno aumentare ogni giorno con un CPM veramente, veramente basso. Il CPM non arriva neanche a 5 euro e questo qui, ragazzi, è un video da quasi 200.000 visualizzazioni. Ok, ragazzi, il video è già finito. Volevo solo farvi capire come è possibile questa differenza di guadagno tra un video da 19.000 visualizzazioni che guadagna 337 euro, 19.000 visualizzazioni, e un video da 200.000 visualizzazioni che guadagna 431 euro. Quindi, con un video di neanche 20.000 visualizzazioni, ho guadagnato praticamente, se si fa un calcolo, ragazzi, ho guadagnato di più di un video da 200.000 visualizzazioni, ma veramente, veramente di più, perché questo qua è un video da 19.000 visualizzazioni e ho guadagnato 337 euro. E tutto, ripeto, va in base alla categoria di video. Se fai un video di intrattenimento, ovviamente avrai un CPM basso. Se fai un video mirato su come guadagnare soldi online, avrai sempre un CPM molto, molto alto. Ebbene, ragazzi, per il video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se volete rimanere aggiornati sui miei guadagni con YouTube, se volete rimanere aggiornati sulla mia crescita di YouTube. Questo canale qua non ha neanche 40.000 iscritti, quindi iscriviti e attiva la campanellina. Ciao da Felix.